Questa è una nuova trovata dei tifosi napoletani che peraltro non rinunciano ai vecchi mortaretti. Ospite di riguardo la grande Juventus, reduce da una netta vittoria a Palermo. Spettatore di riguardo Aldo Fabrizi, visibilmente divertito dal prologo pittoresco, squisitamente partenopeo. Al Forza Napoli gli azzurri rispondono andando all'arrembaggio. Per Pesaola oggi non è giornata di gol. Travia ha salvato la situazione, ma adesso una sua errata respinta annulla il fuorigioco di Hudson. Gol! Durerà soltanto due minuti la gioia dei tifosi grandi e piccoli. È Ricagni che fulmina nella rete di Bugatti la palla del pareggio. 10 minuti dopo lo stesso Ricagni sfiora la traversa. Allo scadere del primo tempo Pesaola fallisce un'altra occasione. Non la spreca invece Muccinelli all'inizio della ripresa. Boniferti può così segnare indisturbato quello che resterà il gol della vittoria. Invano Jepson tenta di riequilibrare le sorti della partita. Mai visto un salto mortale come questo di Muccinelli. Per fortuna senza conseguenze. Jepson ritenta la via del gol ma senza successo. Così la Juventus può concludere con una duplice vittoria la difficile spedizione nel sud e allinearsi con Fiorentina e Inter al primo posto della classifica d'inverno.